Allora, ci racconti come funziona la macchina che state creando qua? Allora, la macchina, prima di tutto, è una macchina a normativa completamente ASL, quindi completamente che si può adoperare su tutti i banchi bar. È un prodotto da banco. Una macchina che riempie le brioche o qualsiasi altro prodotto da forno di 11 tipologie di creme, no? Quindi possiamo avere cioccolato, crema, pistacchio, marmellate, quello che vogliamo. L'importante è che il prodotto venga mantenuto in una data temperatura, esca nella brioche o nel prodotto da forno che sia bombolone e una temperatura tipica. Questo cosa vuol dire? Che non è come adesso che la brioche, quelle che mangiamo sono surgelate, quindi la crema ad esempio viene cotta, surgelata, ricotta due volte. Qui no, cotta, mantenuta, scaldata, basta. Io vado, come per dire, io vado al bar, scelgo la brioche, gli dico, io ci metta la brioche vuota. Lei c'è, vede lì la macchina, appoggia la brioche, no? Mette lì la brioche, la macchina ha un coso, ecco questo, questo lo vede, qui è il contenitore della crema, schiaccia un pulsante, è già grammata, scende e entra nella brioche. Lei se la riprende e se la mangia. Allora, voi siete a livello di prototipo? Noi siamo a livello di prototipo. Quindi quando possiamo incominciare a sperare che arrivi nei bar? Ma spero molto presto, anche perché abbiamo già parlato con delle aziende, sono interessati proprio alla gestione di questa macchina, perché è chiaro che è una macchina che dico, sì, un bar, invece che avere 10.000 frizz con 10.000 tipi di brioche, una cottura per il cioccolato, uno per la crema, uno per la marmellata, poi ci sono la vuota, il resto deve fare la nostra vuota. Ecco.